Oggi, appena mi sono svegliato, con gran stupore e gioia, ho visto il paesaggio tutto imbiancato. Immediatamente mi sono messo scarponi e giubbotto e via, verso una camminata sotto la neve. Ho pensato di fare questo video per condividere con te questa fantastica esperienza. Il paese dove abito è Casula Valsenio, un piccolo comune di circa 2.800 anime, a 200 metri sul livello del mare, unico comune montano nella provincia di Ravenna. Si trova nell'Appennino, a 6 km dal confine con la Toscana. Abito qui da circa 10 anni con la mia compagna Loretta. E sono felicissimo di aver fatto questa scelta, che mi ha portato a vivere in un ambiente pieno di verde, in una comunità unica nel suo genere, che ci ha accolto con amore. Questa neve mi riporta indietro negli anni, e do viva l'immagine di mia nonna, che guardava con meraviglia la tanta attesa neve. Questo evento la rendeva felice. Mi ricordo anche la mia prima granita con neve fresca, zucchero e vino sangiovese. Non so se tu l'hai mai provata. Oggi la natura esprime un suo grande potere, la neve, questo manto bianco che dà nutrimento e toglie tutte le impurità. Un rito che permette all'ambiente di purificarsi e prepararsi alla primavera imminente. Ci aspetta una stagione piena di colori e nuova vitalità. Mi sorge una domanda. Secondo te, metaforicamente, saremo in grado di stendere un gran manto bianco su tutto questo periodo e rinnovarci attraverso questa triste esperienza? A mio parere, questo momento ci fa capire come siamo tutti interconnessi. Personalmente, non aver potuto passare il Natale con mia mamma, mia figlia, i miei parenti, gli amici, mi ha permesso di comprendere che il Natale non è solo regali e luce, ma è una relazione. Quello che mi manca ora è la relazione. Questo porta un gran vuoto e toglie significato alla vita. La natura non fa niente a caso. Ci siamo forse persi nel materialismo e questo diventa un lungo momento di riflessione. Un grande manto bianco che ci porta una nuova consapevolezza, dove recuperare i valori più profondi. Ora mi sorge un'altra domanda. Saremo in grado di costruire una nuova società che non abbia come obiettivo il consumismo, ma una sana relazione con gli altri esseri viventi e la natura in armonia con questo universo? Se sei arrivato fino a questo punto del video, ti ringrazio di aver ascoltato le mie riflessioni. Ti invito a condividerlo se ti senti in armonia con quello che ho espresso. Alla fine del video c'è un orologio scolpito in pietra. Mi piace immaginare che rappresenta la forza dell'essere umano, che attraverso il tempo, malgrado tutte le avversità, si è sempre rialzato, rinnovato e sempre pronto ad evolversi attraverso tutte le esperienze che questa vita ci porta. È stata veramente una bella camminata. Grazie ancora di avermi accompagnato. Un abbraccio a tutti da Casula Valsenio.